senti tutto. Quando piove, mi piove in testa. Per aggiustare il bagno ci è voluto 6 giorni di sciopero della fame, se no non l'hanno aggiustato. Il problema principale è quello dell'infiltrazione, perché questo carcere non ci ha avuto la manutenzione necessaria sui tempi e non ce l'ha tuttora. Noi abbiamo dei sovvenzionamenti che sono veramente ridicoli, di 3.000 euro, 4.000 euro per quanto riguarda la MOF. L'anno scorso abbiamo avuto un sovvenzionamento di 100.000 euro extra, diciamo, alla cosa, direttamente da parte del Dipartimento. Con 30.000 euro abbiamo tamponato le zone peggiori, però non è che abbiamo risolto il problema. Infermieri per chiamare, per avere un infermiere una notte, io sarò stata 2 ore ad aspettare col campanello suonato. Vengono e che ti danno tachipirina, qualsiasi cosa hai, tachipirina. Se te non ti tagli, non ti cerchi di piccare, non fai qualcosa, qui non risolvi niente. Lunedì, mercoledì e sabato. Poi se sono le 12, se no te la fai in cella quella congelata. No, non c'è sempre, anche quest'estate è mancata, siamo stati giorni e giorni senza acqua. Nelle camere di detenzione del femminile verranno messe l'acqua corrente, le docce, l'acqua calda, come previsto dal regolamento penitenziario. Questo è quello che sta un po' più indietro come 3 lavori, quindi verrà fatto i primi mesi dell'anno prossimo. Educatori, una volta è venuto il mio, quando ho cercato di miccare, poi non è più venuto, ho fatto 3 mesi di domandine. Cosa dicono le reparti femminili? Che non ci vedono mai? Esatto. Al giudiziario, diciamo, abbiamo trovato una situazione un po' tesa, con mai visto tanti anni di giudizio, mai visto, sentito tante urla. Io penso che il reparto femminile tutto sommato sia uno dei più seguiti. Le attività del femminile sono tantissime. Molte detenute in realtà non vogliono scendere in attività. A scuola, fino all'altro giorno, ci andavano 2 persone, pur hanno gli avvisi. Cioè, praticamente al femminile rispetto al resto del carcere, cioè, possiamo ben dire che il resto del carcere è lasciato un po'... Cioè, non ci sono le strutture sufficienti proprio fisicamente nemmeno per fare tutte queste molte attività. Come ora stiamo passando di un tempo difficilissimo, non ci sono soldi, anche fondi per lavorare. E, diciamo, l'80% del carcere, dove ci sono 13-14 sezioni, sono chiuse. E essere chiusi 22 ore al giorno, 3 persone nelle celle piccole, 6 nei celloni grandi, cioè diventa un inferno. Quindi c'è su 1.000 detenuti chi fa teatro, musical e scuola saranno una 50. Il carcere si dice che deve essere rieducativo, però non è affatto così e noi lo viviamo sulla nostra pelle. Adesso sì, che arriva il periodo invernale, sì, un casino. Facciamo le docce con l'acqua fredda. Una volta in 2 mesi, in 3 mesi per passare magari... Ci passano la carta igienica. In 3 persone ci passano 12-13 rotoli di carta igienica. Devi fare, diciamo... 3 mesi, 2 mesi. Cioè, di regola è un mese, dipende. Però a volte si prolunga 2-3 mesi. Però c'è l'igiene, è un'altra cosa.